segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti. Buonasera a tutti. Ciao Stefania, buonasera. Allora, speriamo che questa sera non avere troppi problemi, perché è tutto il pomeriggio che io sto veramente tribolando con internet qui a casa, per cui non so come andrà questa sera. Speriamo bene. Siamo ormai arrivati alla 27esima puntata di Forme d'Onda e abbiamo di nuovo Gianfranco Carpeoro, che salutiamo. Gianfranco, ci sei? Un saluto a tutti, a Rudy, a Stefania. Sì, un saluto a tutti, Rudy, Stefania, a tutti quanti gli ascoltatori. Ok, benissimo. Allora, siamo qui per la 27esima. Pronto? Sì, noi ti sentiamo. Non so se tu ci senti a noi. Sì, credo che io lo sento, ma credo io di arrivarvi in ritardo, non so perché. Sì, arrivi un po' in ritardo. Io non so che cosa c'è questa sera, se c'è qualcuno che ce la sta tirando di brutto, perché io ho problemi con internet da oggi pomeriggio. In realtà sto cercando di risolverli, ma niente, c'è una connessione lentissima, per cui io mi scuso in anticipo con gli ascoltatori. Comunque stiamo anche registrando il podcast, per cui vediamo un po', insomma, alle brutte suppliremo con quello. Dicevo, 27esima puntata di Forme d'Onda, e questa sera ci occupiamo di quello che vi avevamo promesso, appunto, di Rosa Croce nella musica. Quindi è un po' una prosecuzione, diciamo, della trasmissione scorsa. Vi ricordo che siamo su newliferadio.it e appunto questa sera parliamo, insomma, di grandi musicisti. Parliamo di Johann Sebastian Bach, parliamo di Mozart, di Satie e anche di Aldemaro Romero, insomma, ma parleremo di tantissime cose. Allora, intanto, Gianfranco, io volevo girarti subito una domanda che ci hanno fatto. Allora, non so se adesso sia caduta addirittura la chiamata, vediamo un attimo, alle brutte manderemo un po' di musica.
perché non so se si stanno riconnettendo, vedo che ogni tanto vanno e vengono queste connessioni. Allora, dicevamo, insomma, parleremo di questo qui, e in particolare io volevo, per riprendere, diciamo, il discorso dell'ultima puntata, volevo girare una domanda a Gianfranco Carpeoro riguardo a questa famosa canzone di Phil Spector mandata al contrario. Allora, vediamo intanto se mi sentono. Sembrerebbe di no, sembrerebbe di no. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare entrambi. Vediamo un attimo, questa sera la vedo un po' problematica la cosa, dovresti dire. Allora, vediamo un attimo come si può fare. Io credo che ci siano proprio problemi su, sul canale di Skype stasera, perché penso che tutto... Allora, facciamo così, io cerco di recuperare al volo tutte e due, sia Stefania che Carpeoro. Nel frattempo io vi mando subito un brano proprio di Bach, parleremo di Bach, insomma, questa sera, e vi mando un'esecuzione di James Keeble, questa qui è la toccata e fuga in fa maggiore di Johann Sebastian Bach. Allora,
ho aggiunto. Rientriamo, sembra che abbiamo recuperato tutti quanti i nostri, sia Stefania che il nostro ospite Gianfranco. Ci siamo? Mi sentite? Sì. Ok. Allora, io ci sono, ti sento. Sì, sì, anch'io. Ok, perfetto. Allora, appunto, io volevo girare subito questa domanda su questo brano al contrario di Phil Spector. È arrivata questa domanda, abbiamo cercato di ascoltarla al contrario, però non tutti sono riusciti a capire che cosa si cela dietro questo brano mandato al contrario. Un rituale, le parole di un rituale satanico di tanti anni fa. Ah, ecco. C'erano le parole, pronto? Sì, sì, sì. Di un rituale satanico. Si c'erano le parole di un rituale satanico di un secolo e mezzo fa, poi ripreso, anzi di 3-4 secoli fa, poi ripreso da un'associazione esoterica che si chiamava Golden Dawn. Ah, ecco qui. Allora, così abbiamo svelato l'arcano, perché chiaramente tutti non è che riuscivo, io anche ho provato a sentirlo, però non è che abbia capito molto, insomma, però... È perché se uno non conosce le parole... Certo. Sicuramente. Allora, questa puntata dedicata a questi grandi della musica, insomma, io ho iniziato con Bach, con questa fuga, questa toccata e fuga in fa maggiore, l'inizio poi tra l'altro di questo brano era stato ripreso, per chi è amante del rock e del progressive come tanti ascoltatori, di Forme d'onda, insomma, era stato ripreso anche dagli Emerson, Lake e Palmer sulla parte B di Tarkus. Allora, Gianfranco, vediamo un po', vogliamo intanto più o meno dare un'illustrata su chi potessero essere i Rosa Croce e chi sono i Rosa Croce ancora oggi, insomma, perché esistono ancora? Sì, devo partire un po' da lontano però. Certo. Perché altrimenti, perché la chiave di tutto è la conoscenza esoterica antica. Certo. Che era tipica delle associazioni esoteriche iniziatiche e che era tutta fondata nel rapporto nell'interrapporto tra discipline che oggi consideriamo molto divise, perché noi oggi non abbiamo un concetto di conoscenza, per noi oggi esiste solo la scienza, no? La scienza in realtà è solo una branca della conoscenza. Ho un ritorno pazzesco, non so se riuscirò a finire di parlare. Hai un ritorno? Riusciamo a toglierlo. Sì, da dove? Sì, un ritorno. Ok. Un ritorno eco pazzesco di tutte le mie parole. Stavo dicendo, la scienza è solo una branca della conoscenza, un settore della conoscenza. Noi abbiamo scisso la conoscenza perché ci faceva comodo, perché faceva comodo un po' anche un certo tipo di potere, perché la conoscenza iniziatica è stata combattuta, perché nella migliore delle ipotesi è stata male utilizzata trasformandola in meccanismi magici. La conoscenza abbraccia tutto e la conoscenza antica metteva in relazione un principio unico fondato su rapporti assolutamente numerici, che però erano anche fisici, alla base di tutti i tipi di manifestazione dell'essere umano. Mm-hmm. Quindi questo rapporto straordinario che c'era tra una serie di numeri, il 2, il 3, il 5 soprattutto, praticamente erano generatori di tutte
le possibilità di manifestazioni umane, ivi compresa la musica. Tant'è vero che la musica viene riformata dalle congregazioni pitagoriche in nome del 2, del 3 e del 5, mm-hmm. sulla base delle cosiddette frequenze di quinta, no? Sì, ora sì. Sarebbe troppo complicato qui entrare in una cosa così tecnicistica, ma basta dire che la scoperta e l'introduzione di Pitagora delle frequenze di quinta sono alla base, per esempio, tanto degli studi di Fermi e dei quattro di via Panisperna e delle equazioni che hanno portato poi alla applicazione scoperta dell'energia nucleare, tanto all'evoluzione della musica. Cioè la frequenza di quinta, le frequenze di quinta sono alla base dell'armonia. Cioè l'armonia vive di possibilità, il cosiddetto intervallo di quinta giusta, sì. cioè della possibilità di scoprire i semitoni che ci sono tra due note e quindi di azzeccare la quinta giusta rispetto a ogni nota che si fa, il do, il sol, eccetera eccetera. Certo. Questo tipo di armonia straordinaria, incredibile, bellissima per certi aspetti, ispira tutti coloro che faranno parte della Radix Davidis, cioè delle congregazioni esoteriche, e quindi noi avremo tutta una serie di musicisti pitagorici, di cui il più importante è stato proprio Bach, che addirittura l'ha codificato, perché l'opera più importante di Bach, che è aspetta che ti dico il titolo giusto, non vorrei sbagliarlo, mm-hmm. gli studi sul clavicembalo temperato, una cosa del genere. Ah beh, il clavicembalo ben temperato, dici proprio il clavicembalo ben temperato? Sì, sì, clavicembalo ben temperato. Che significa, che significa temperato? Temperato significa accordato secondo le quinte di Pitagora, mi sono spiegato, lui lo codifica. Certo. Cioè, e quindi praticamente, e poi cosa inventa addirittura? I meccanismi che inventa sono tre: l'armonia della quinta, uh-huh. lo specchio, cioè la specularità, che è una caratteristica dei Rosa Croce, il cosiddetto speculum, la conoscenza speculare, sì. che è la chiave della conoscenza simbolica. E quindi lui cosa inventa? Il canone inverso, cioè ogni frase musicale viene poi ripetuta e invertita. Se sì. tu vai a vedere le varie di Goldberg, l'aria sulla quinta corda, eccetera eccetera, lui adopera questo sistema che si chiama canone inverso, e tutte le fughe sono costruite sul canone inverso e sul temperamento. D'altro canto, l'intervallo di quinta, che equivale al colore verde, e qui svelo anche uno dei motivi per cui i Rosa Croce scrivevano con l'inchiostro verde, che equivale al colore verde, tant'è vero che Arcimboldo, il quadro più famoso che dipinge è il Vertumno, che è il dio verde. Mm-hmm. Sì. L'equivalente di Osiris, che per gli egiziani era il dio verde. Sì. È anche una frase citata in una famosissima e oscura per la maggior parte delle persone, non per tutti, frase di Gustavo Rollo, dove dice che il rapporto tra il 5 e il verde è alla base di uno dei misteri più importanti e più fondamentali dell'universo. Il verde mi fa chi apprende il verde mi faceva pensare anche a Isaia, che io so che credo Isaia, se non sbaglio, è uno dei colori fondamentali. Sì. Sì, ma ancora prima, è uno dei colori fondamentali dei Rosa Croce. Uh-huh. Abramo, cioè il figlio di Giacobbe, quando definisce la Radix Davidis, cioè la stirpe di Giuda, la tribù di Giuda, dice che Giuda ha i denti bianchi come il latte, ha il sangue rosso e ha il colore dei tralci della vite. Uh-huh. E i tralci della vita sono verdi. Verdi. Quindi e che cosa, dove si installa la famiglia Bach? La famiglia Bach nasce da un capostipite che si chiama Veit Bach, che arriva in Alemannia e apre un mulino.
fa due cose: apre un mulino e fonda la banda musicale del posto. Ma da dove veniva Veit Bach? Veit è il nome di una delle più importanti famiglie gotiche. I Goti avevano la famiglia dei lupi, Veit mi pare che significa il nome di un altro animale in goto, e Veit Bach viene dai Goti, che a loro volta sono una Rex Davidis. Si stabilisce proprio in quel posto perché? Perché in quel posto c'era una congregazione di Rex Davidis pitagorici che esprimerà tra il 500 e il 600 i due fondamentali matematici della storia della matematica, che sono Johann Faulhaber e Wilhelm Schickard. Wilhelm Schickard è l'inventore della macchina calcolatrice, che sarà alla base di tutte le calcolatrici prima che intervenga l'elettronica, e Johann Faulhaber è colui che dà i termini matematici che poi consentiranno a Bernoulli, che sarà il invece più grosso matematico del secolo successivo, di elaborare i suoi famosi numeri, i numeri di Bernoulli, che sono alla base della matematica moderna. E il nipote di Veit Bach, che si chiama Caspar, studia presso tutti e due questi matematici, quindi apprende la matematica, approfondisce, perfeziona la matematica pitagorica, e dove studia? Uno vive a Ulmo e uno a Tubinga, che sono i due centri di Rosa Croce. Cioè l'università di Tubinga e il centro di Ulm sono i centri che visiterà poi Giordano Bruno nel 600, quando fonderà i Giordaniti, che daranno poi origine ai Rosa Croce moderni. Quindi sì. Bach, la famiglia Bach e il figlio di Caspar, che si chiamerà Johann Ambrosius, a sua volta, che poi sarà il padre di Bach, a sua volta praticamente approfondisce ulteriormente, diventa anche lui il capo della banda, e diventa anche lui il capo della banda musicale del paese, finché si arriva a Johann Sebastian, che con questi rudimenti poi elabora tutte le sue cose. È la musica più significativa, perché è interamente fondata sul canone inverso, e sono le variazioni Goldberg. Sono le variazioni Goldberg e il terzo dei concerti brandeburghesi sono l'esaltazione di questo spirito matematico di Bach. Ma in realtà questa ispirazione armonico-matematica c'è in tutte le opere di Bach, anche nella famosissima aria sulla quarta corda, anche cioè, in tutte le musiche di Bach c'è la utilizzazione, sì, l'aria sulla quarta corda è la sigla della trasmissione di Piero Angela. Sì, sì, di Piero Angela, sì, sì. E in tutte le fughe, c'è questa formulazione matematica della musica, che poi ispirerà tutti i musicisti successivi. Perché che cosa succederà? La musica di Bach alla sua morte viene praticamente dimenticata. Tutte le musiche di Bach finiscono nella biblioteca di Vienna. Tieni presente che le ultime musiche lui le compone praticamente cieco, e quindi alcune non erano state neanche pubblicate. Finiscono nella biblioteca di Vienna, dove Händel, un secolo dopo, le troverà questo mucchio di fogli che faceva da zeppa a un tavolo. C'era un tavolo zoppicante. E per dare spessore alla gamba più corta, sotto c'erano le musiche di Bach. Ma in realtà la conoscenza che c'era sotto la musica di Bach non è che so perché non avevano girato le musiche di Bach, non girava perché lo speculum di Bach era in Italia, era un musicista napoletano che si chiamava Domenico Scarlatti, il quale in tutta la sua vita compone 555 musiche e lì si ferma, poi non ne compone più e poi muore. Sì. Queste 555 musiche lui li compone tutte quante rispettando anche lui un canone simile a quello di Bach, che si chiama La Croce di Vivaldi, La Croce di Scarlatti. Sì. Che cos'è La Croce di Scarlatti? È un sistema matematico
assolutamente matematico, per cui tramite il richiamo della musica precedente nella musica successiva, la struttura della musica disegnava una croce. Praticamente tutte le musiche di Scarlatti, che poi verrà citato e considerato da tutti gli esoteristi dell'epoca, che in realtà nasce nel 1685, quindi nasce nel secolo successivo a Bach, e fa in tempo a gioire per la riscoperta degli spartiti di Bach, ma tutte le musiche di Scarlatti rispettano questo canone. Sono due sezioni di durata uguale. Queste due sezioni di durata uguale, ognuna di queste due sezioni di durata uguale sovrapposte sopraggiungono a un momento cardinale che è il centro della croce, che viene chiamato la crux di Scarlatti, il punto cruciale di Scarlatti. In questo punto, dove c'è il centro della croce, c'è una pausa. C'è una pausa di qualche secondo, la musica si ferma, c'è un momento di silenzio, perché Scarlatti voleva significare che la perfezione era il silenzio, no? Cioè il centro della croce, che era la perfezione di Dio, era costituito dal fatto che la sintesi portava al silenzio assoluto, che poi magari non era silenzio. E quindi queste figurazioni si ripetevano più volte nelle musiche di Scarlatti. E Scarlatti diventa la specularità di Bach, nel senso che è la controprova che quel tipo di conoscenza, quel tipo di ricerca, era assolutamente contenuto nelle conoscenze di queste cerchie iniziatiche dell'epoca. Sì. Tanto è vero che se vogliamo introdurre il tema successivo, che è Mozart, chi cambierà la vita di Mozart a Londra, quando Mozart ci va, che ha 9 anni? Il figlio di Bach. A Londra vive il figlio di Bach, che si chiamava Johann Christian Bach, sì. Il quale prende sotto la sua protezione Bach e Mozart e lo trasforma da un fanciullino virtuoso di pianoforte, un semplice virtuoso, no? Sì, in un compositore. Cioè Bach a 10 anni compone la sua prima musica d'autore, perché apprende questo tipo di conoscenza e probabilmente viene iniziato a questa conoscenza segreta dal figlio di Bach, che si chiama Hans Christian Bach. E quindi vedi che c'è un filo, no? Certo. C'è un filo conduttore di tutte queste situazioni che porta sempre inevitabilmente, ovviamente quando affermo che questi musicisti appartengono alla Radix Davidis, alla tradizione poi successivamente chiamata Rosa Croce, non faccio un'affermazione che sono in grado di provare documentalmente. Sono tracce che sono nelle loro opere, nella loro vita, nei richiami che loro fanno. Certo. Se tu pensi, tanto per parlare, perché oltre all'intervallo di 2, di 3, di 5, poi c'è anche l'ottava, cioè c'è anche nella matematica pitagorica il segreto dell'ottava. L'ottava cos'è? Il ritorno, no? Perché l'ottava, certo, è la scala ricomincia dall'inizio su una frequenza diversa. Sì. Se tu pensi che Scarlatti, come sua prima opera che compone, la prima opera che compone Scarlatti, che era il musicista di riferimento del famoso cantante Farinelli, non so se sì, il cantante castrato, sì, sì, e lui la prima musica che compone si chiama, guarda che combinazione nella vita, l'Octavia, aspetta che te lo dico subito il titolo preciso, perché poi io sbaglio e tutti mi attaccano perché faccio dei lapsi. Si chiama l'Octavia, aspetta che ve l'ero annotato da qualche parte, la restituzione del trono ad Octavia, ma è un titolo del genere, sì, ed è la prima opera che scrive, cioè voglio dire, lui ed è un richiamo simbolico in realtà alla restituzione della conoscenza dell'ottava, certo, non Ottavia restituita al trono. Guarda che casualità. E questo è il suo debutto teatrale del 1703 di Scarlatti. E lo stesso troviamo in Mozart. Mozart, quando compone l'opera che lui stesso definisce la più significativa, cosa compone? Il flauto magico, che è un'opera massonico rosicruciana.
Giana, dove il personaggio fondamentale, il detentore della conoscenza, si chiama Sarastro. Sarastro in realtà è la contrazione occidentale di Zoroastro. Zoroastro. Perché Zoroastro era un altro riferimento praticamente permanente dei Rosacroce e di coloro che aderivano a questo tipo di conoscenza, tant'è vero che chi presiedeva la confraternita, quello che i massoni chiamano Gran Maestro, ma che i Rosacroce non chiamavano Gran Maestro, chi presiedeva la confraternita si chiamava Ormus, che era la contrazione di Ahura Mazda, sì, cioè il dio di Zoroastro. Sì. Quindi sostanzialmente c'è un filo conduttore, no? C'è un filo conduttore nella grande musica della storia che conosciamo, perché poi la musica precedente ci è poco conosciuta, c'è un filo conduttore assolutamente. D'altro canto, se tu pensi, no? Che lo stesso nome delle sette note, tu sai che un terzo riferimento assolutamente importante delle tradizioni esoteriche è San Giovanni Battista. Sì. Ma come nascono i nomi delle note? I nomi delle note nascono dai capoversi del canto gregoriano dedicato a San Giovanni Battista, che comincia con il primo verso con un ut, il secondo con un re, il terzo con un mi, il quarto con un fa, il quinto con un sol e l'ultimo. Allora, qual è le sette note originariamente si chiamavano ut, re, la prima si chiamava ut, poi il nome, sì, do, sì. Gli venne dato il nome do gli venne dato successivamente, molto recentemente, un paio di secoli fa, sì. Ma in realtà si chiamava ut, tanto è vero che ancora in Francia alcuni la chiamano ut il do. Mm-hmm. Ed è perché? Perché la musica veniva da quella tradizione, dalla tradizione ioannita, dalla tradizione zoroastrica, dalla tradizione pitagorico-egiziana, sì, che in realtà era una tradizione che aveva un'origine unica. E quindi per questo i richiami di queste congregazioni esoterico-iniziatiche sono all'Egitto, all'antica Persia, alla dimora dei Maggi cosiddetti, no? Uh-huh. E alla tradizione egiziana dell'antica Persia, alla tradizione dei grandi matematici e filosofi greci. Perché? Perché in realtà erano l'espressione di quella tradizione unica che gli aveva consentito di accedere a queste conoscenze iniziatiche. Tanto è vero che quando secondo la tradizione che il Rosacroce deve morire avendo fatto l'ultimo capolavoro, perché in realtà lui in qualche modo ha una capacità di previsione del momento in cui muore, tanto è vero che Mozart, che raccontò alla moglie che gli era stato commissionato un requiem dal sovrintendente del conte zu Stubbach, poi si scopre che il conte zu Stubbach, il sovrintendente, era morto da 10 anni e non l'aveva mai sostituito, uh-huh. Nel senso che nessuno gli aveva commissionato il suo requiem, quel requiem era per lui e lui comincia a comporlo quando nessuno ha neanche una lontana idea che lui possa morire. E lì ci si inserisce un'altra polemica che ho fatto io con autorevoli critici musicisti che sostengono che quel requiem è incompleto, uh-huh. Quando io sostengo che è volutamente incompleto, perché uno dei simboli dei Rosacroce e poi che hanno introdotto quando hanno riformato la massoneria è quello del muro incompiuto. Cioè il muro dei tempi massonici che è a fianco alla porta d'ingresso deve essere un muro incompleto, mm-hmm. Non deve essere un muro completo, perché quel muro incompleto, mancante dei mattoni superiori, deve significare che le opere umane sono sempre incomplete. E quindi siccome deve ricordare la dimensione umana a tutti i massoni che frequentano il tempio e probabilmente ai Rosacroce che frequentavano il loro tempio a livello simbolico, deve ricordare questa cosa. Ecco perché il requiem di Mozart è incompleto, perché lui sa di dover morire da massone, quindi il requiem è incompleto. Certo,
E questo filo conduttore che si affaccia addirittura sull'Ottocento, tu lo ritrovi, per esempio, molto evidentemente, anche in delle tradizioni letterarie che poi diventano musiche. Goethe, che era Rosacroce e massone, a un certo punto scrive un racconto che si chiama L'apprendista stregone. Questo racconto è molto simbolico, perché racconta di questo apprendista sciocco, del mago, il quale, e il mago esce per fare delle commissioni e gli dice: metti in ordine la casa. Lui, siccome è un po' pigro, è un po' vagabondo, praticamente esercita la magia su una scopa perché lei pulisca la casa. La scopa fa dei disastri inenarrabili e addirittura l'apprendista stregone li peggiora, perché a un certo punto la spacca in due per impedirle di continuare a fare disastri. A questo punto le due parti si mettono a fare disastri, cioè raddoppia il danno, finché torna lo stregone, mette tutto a posto e punisce l'apprendista. Questa musica si rigenera in ambito rosicruciano tramite un musicista rosacroce che si chiama Paul Dugas, che scrive questa musica straordinaria, e tramite Walt Disney, che utilizza la musica e il racconto per farne una parte del suo film fantasy. E addirittura 3 anni fa, tramite un altro massone che si chiama Nicolas Cage, che decide di farne un film che si chiama La Pista Stregone, perché è il principio del canone di Bach, che deve essere riprodotto in tutte le sue possibili declinazioni. Non so se ci sono domande, perché se no finisce che faccio un monologo. Sì, c'è Stefania che, che sta monitorando se ci sono domande. Non so se ce ne sono. Vabbè. No, per adesso domande degli ascoltatori no. C'era, vabbè, qualcuno che diceva che si sentiva solo musica a un certo punto, ma comunque adesso si dovrebbe sentire, perché adesso c'è Paolo che mi ha detto che lui è collegato e sta ascoltando. Sta ascoltando. Allora facciamo una piccola pausa, così Carpeoro prende anche un po' di fiato, e vi faccio ascoltare un altro brano di Bach, proprio prendendo spunto appunto da quello che diceva Carpeoro, cioè questi studi matematici. E io oggi andavo alla ricerca appunto di brani di Bach un po' particolari, e ho trovato suonato da James Keeble. Queste sono tutte Common Creative, queste interpretazioni di Bach. Ci andiamo a sentire il Little Harmonic Labyrinth, il piccolo labirinto armonico, Johann Sebastian Bach. Ma come mai non la sento la musica io?
Eccoci di qui, subito in onda, siamo tornati in onda dopo questo, questo piccolo labirinto armonico di Johann Sebastian Bach, James Keeble all'organo, un organista che mette a disposizione le proprie interpretazioni, a patto che venga citato chiaramente. E tra l'altro, insomma, una piccola nota: lui suona su diversi organi in Germania, insomma organi a canne in Germania. Bei suoni, belle sonorità questi organi che stiamo ascoltando. Allora, vediamo se è ritornato Carpeoro. Ci sono. Ci sei, perfetto. Allora, vediamo un po', vogliamo dire qualche altra cosa, non so, volevi dire qualche altra cosa su Bach o su Mozart in particolare? Ma no, in particolare no, nel senso che credo di aver detto le cose essenziali che si possono dire. Si potrebbe andare un po' più sul complicato, ma a questo punto però diventerebbe difficile, perché bisognerebbe poter ascoltare le musiche. Nel certo. senso che tutti i concerti K di Mozart, sì. Sia quelli solo per pianoforte che quelli non solo per pianoforte, hanno tutti quanti un messaggio abbastanza complesso e simbolico, però diventa difficile spiegarlo senza poterle sentire una per una, e diventa anche molto lungo. Certo. Quindi, diciamo che Mozart lo possiamo considerare esaurito qui. Ma non perché è esaurito l'argomento, ma perché è esaurita la possibilità. Per il resto, riguardo a Bach, invece, una cosa da aggiungere c'è, nel senso che Bach rimane per tutti quanti un rivoluzionatore della musica, nel senso che lui rivoluziona la musica in un momento storico nel quale la musica erano i minuetti che si ballavano nelle corti di questi re assoluti dell'epoca, del Seicento. Sì. E invece lui in quello stesso periodo, ed è proprio per questo che come musicista non viene sufficientemente apprezzato in vita, il suo lavoro principale era l'accordatore riparatore di clavicembali, non certamente il musicista. Sì. Era troppo avanti, cioè era anche difficile per la gente dell'epoca capire Bach, era difficile comprenderlo e quindi accettarlo, perché era troppo avanti sostanzialmente. La sua concezione della musica, pur essendo derivante da una conoscenza antica, in realtà la maggior parte delle persone non ci potevano arrivare, non potevano supportarla, diciamo, e quindi sostanzialmente è stato questo il vero problema della vita e della storia di Bach. Un vero peccato per quelli dell'epoca, per noi no, perché tanto noi ce la possiamo godere come quando vogliamo, insomma. Sì, infatti, diciamo che siamo particolarmente fortunati, perché insomma possiamo veramente godere di questi capolavori, di queste composizioni stupende. Io Bach lo adoro profondamente, insomma, lo dico, per cui stavo quasi per fare tutta una scaletta su Bach, però insomma non voglio chiaramente tediarvi, però insomma su forme d'onda siamo capaci di passare anche al classico volentieri, insomma non ci dispiace affatto. E possiamo poi, allora, se vogliamo appunto sorvolare in qualche modo su Mozart, di cui poi comunque ascolteremo un brano più avanti, potremmo anche iniziare a parlare anche di Rosa Croce, diciamo, moderni, insomma, quindi mi riferisco a Debussy, mi riferisco a Satie. Allora, sì, riguardo a Satie siamo certi che fosse il Rosa Croce, riguardo a Debussy non ne abbiamo la certezza, nel senso che Debussy è un musicista più intimista, più riservato, ha messo meno tracce, e siccome noi verbali di affiliazione ai Rosa Croce non ce li abbiamo, diventa un po' più complesso. Certo, sì, non lo so, viene comunque annoverato tra... Riguardo invece a Satie... Gianfranco? In realtà
certezza noi la certezza non abbiamo. Mi sa che ti devi avvicinare un po' perché ti sentiamo molto lontano. Ecco, sì, ma ti sentiamo molto lontano. Non so ho la cuffia col microfono. Ah, ok, ok. C'ho la cuffia. Quindi, stavo dicendo, quindi insomma, l'appartenenza di Debussy è un'appartenenza, diciamo, più pallida, mentre l'appartenenza di Satie è quasi dichiarata, nel senso che Satie si attrezza, Satie vive alle porte tra l'Ottocento e il Novecento, e Satie probabilmente era il personaggio incaricato dalla confraternita di venire un po' allo scoperto per far conoscere meglio la confraternita in momento storico di grande mutamento come era quello della seconda rivoluzione industriale. E quindi Satie che cosa fa? Satie addirittura interviene in tutte le confraternite sospette di lussicrucianesimo che potevano essere un ponte utile per il lussicrucianesimo dell'epoca. Satie è il protagonista di un'organizzazione che lui stesso poi sconfesserà, perché si metterà a fare delle altre cose questa organizzazione, che si chiama Ordine della Rosa Croce Cabalistico-Cristiana. Sì. E questa confraternita, poi, che verrà fondata insieme a altri due personaggi dell'epoca, che sono Stanislav de Guaita e Sar Peladan, un pittore, poeta, anche lui lussicruciano di quell'epoca, quando invece avrà una deviazione sull'occultismo magico, lui la scaricherà, la sconfesserà, e si dedicherà ad altre cose. E poi soprattutto fa parte dei Nove di Parigi. I Nove di Parigi sono quella congrega di artisti straordinari a cui verrà poi aggregato anche Salvatore Dalì, ma del quale facevano parte Jean Cocteau, Pablo Picasso, il regista Luis Buñuel, René Char, eccetera eccetera. Fa parte di quella congregazione che sarà alla base del movimento culturale che sarà collegato all'Exposition Universelle di Parigi, quella in cui fu inaugurata la Tour Eiffel, perché ne faceva parte anche Eiffel, che era di Parigi, ne faceva parte anche Eiffel di questa associazione. E praticamente questa importantissima organizzazione sarà la base di una serie di cose rivoluzionarie, come ad esempio Satie stesso si renderà protagonista proprio nelle manifestazioni collegate all'Esposizione Universelle di riformare la musica, componendo tre musiche piuttosto rivoluzionarie che contenevano i rumori delle fabbriche. Cioè lui sostiene che la musica deve esprimere praticamente anche il suono dell'epoca e quindi integrerà i rumori delle fabbriche. Poi, salvo poi tornare alla misteriosità tradizionale dei Rosa Croce con la musica che comporrà prima di morire, che si chiama Vexation, no? Che è una musica che la versione originale dura qualche ora, poi ne hanno fatto una versione contratta, che praticamente e pitagoricamente riflette tutte e tre le cose di Bach, cioè il canone inverso, cioè la specularità, il contrappunto, l'utilizzo dell'armonia della quinta, che è l'altra cosa, e il fatto di riprodurre comunque sempre lo stesso motivo. E questa caratteristica è praticamente una firma, perché c'era questa usanza rosicruciana del comporre il capolavoro prima di morire, e il capolavoro doveva essere dichiaratamente rosicruciano, cioè doveva essere un qualcosa di nettamente rosicruciano, no? E quindi Satie compone questa ultima sua opera, non senza aver composto. E per questo dico che Satie è veramente dichiarato come personaggio rosicruciano, un'intera opera dedicata ai Rosa Croce,
è dedicata precisamente al modo di riunirsi dei Rosa Croce, mm-hmm. nel senso che in quest'opera Satie, vediamo se ce l'ho qui a portata di mano i titoli dei pezzi, così vi faccio capire, in quest'opera Satie praticamente riproduce tutti i momenti di una possibile ritualità del Rosa Croce, l'entrata del Gran Maestro, dedicata proprio ai Rosa Croce, mm-hmm. citati, è l'opera intera sui Rosa Croce di Satie, e quindi riproduce l'entrata del Gran Maestro, l'acclamazione del Gran Maestro, l'iniziazione del nuovo Rosa Croce, eccetera, eccetera, ed è una traccia utilizzabile dagli studiosi di rituali esoterici come me, che io ho utilizzato per cercare di ricostruire se ci fosse o no una ritualità dei Rosa Croce, che secondo me c'era, no? malgrado loro si riunissero una volta all'anno, e che ho ricostruito anche utilizzando quest'opera di Satie. Ho capito. Per concludere, l'opera di Satie invece più smaccatamente pitagorica sono le gimnopédie. Cosa sono le gimnopédie? Le gimnopédie sono delle opere ispirate al pitagorismo puro, cioè era ciò che dovevano fare i gimnopedisti. E chi erano i gimnopedisti? Erano coloro i quali erano gli atleti greci, i fanciulli greci, discepoli delle scuole filosofiche, che siccome dovevano allenare anche il corpo all'armonia, dovevano svolgere una serie di esercizi probabilmente iniziatici e possibilmente svolti sulla riva del mare Egeo, sulla base di queste musiche, accompagnati da queste musiche, che si chiamavano musiche gimnopedistiche. E allora ci andiamo proprio a sentire la gimnopédie numero 1. Questa è una rielaborazione, penso, in chiave semi-elettronica, insomma, però molto carina. Proprio così facciamo ascoltare un attimo la cadenza di questo brano. Ce l'abbiamo proprio pronto, insomma. Ci sentiamo tra poco. Ok.
Eccoci qui ritornati in onda, 27esima puntata, vi ricordo, di Forme d'Onda, dedicata ai musicisti Rosa Croce. Abbiamo ascoltato Gibnopedi numero 1, eseguita da Lee Roosevelt. Allora, Stefania, ci sono domande per caso? Allora, c'è una domanda, però magari la facciamo dopo, perché non c'entra molto con il discorso di Satie, anche perché Carpe Oro stava parlando, stava dicendo una cosa di Satie prima che tu mandassi la Gymnopédie, quindi sì. Adesso proseguiamo con questo. Perfetto. Che è meglio. Ok, benissimo. Devo dire che io suggerisco l'ascolto della Gymnopédie numero 3 perché mi piace di più, però insomma sì. Anche la numero 1 è bella. Abbiamo trovato il terzo filone di opere che scrive Satie sono le cosiddette gnosienne. Le gnosienne, allora, la Gymnopédie era l'armonia fisica, la gnosienne è l'armonia spirituale, era l'accesso alla gnosi, l'accesso a Sofia. Sì. Quindi l'iniziato alle antiche tradizioni doveva praticare tanto la gimnopedia, tanto l'accesso alla gnosi. E quindi il terzo filone di opere straordinarie scritte da Satie sono le gnosienne, che secondo me bisognerebbe ascoltare anche quelle. Poi magari non c'è il tempo di ascoltare tutte queste cose, no, non carità, credo. Però, ascoltarle. Però ma non c'è neanche proprio nella vita di tutti i giorni, perché credo che insomma facciamo una vita che non ci lascia molti margini. Però io suggerisco invece di ricavarseli i margini, perché sono veramente cose meravigliose le musiche di Satie. Vexation è una roba un po' più difficile, non consiglio, magari si rimane un po' delusi, perché è veramente una musica strettamente iniziatica, ma le altre che ho citato sono godibili anche a chi vuole accedere meramente al linguaggio puramente musicale. Sì, sì, no, infatti Satie sta bene anche in sottofondo, e direi che è tranquillissimo. Satie è un musicista molto particolare, è un musicista, diciamo, che dai più viene ritenuto intimista, ma in realtà è una definizione che non regge. In realtà bisognerebbe conoscere il suo punto di partenza, che è quello che io ho citato, per capirne un po' di più. Certo. Dopodiché l'altro musicista di grande spicco dei Rosa Croce del Novecento, oltre a quello che ho già citato, che è straordinario, consiglio anche lì di ascoltarlo, è l'autore dell'Apprendista Stregone, cioè della musica del film di Disney, è Aldemaro Romero, che io praticamente ho conosciuto personalmente, perché è morto nel 2006, il 16 settembre del 2006. Aldemaro Romero è stato un musicista straordinario, che si colloca anche lui nel pieno filone di Bach, e che compone questa musica straordinaria che si chiama Fuga Compagliardio, anche questa è una fuga, è una delle musiche più belle del Novecento, che oltre ad essere una musica straordinaria è praticamente il suo testamento spirituale da Rosa Croce, assieme a un'altra piccola cosa che adesso cito, cioè assieme alla creazione. Lui ha una storia di vita molto, molto complicata, nel senso, io l'ho conosciuto perché veniva spesso in Italia, ha fatto delle cose anche per la RAI, alcune si trovano anche su YouTube, perché scriveva anche di jazz e di musica popolare sudamericana. Lui praticamente diventa ministro della cultura venezuelano, poi in Venezuela c'è un colpo di stato di destra, lui si estranea un po' e viene in Europa,
prima vai in America, dove diventa direttore d'orchestra dell'orchestra di Frank Sinatra, dopo essere stato anche direttore d'orchestra degli ultimi concerti in vita di Louis Armstrong. Dopo vieni in Europa, dove si invitato dal suo fratello iniziatico, che era un musicista che si chiamava Astor Piazzolla. Viene in Italia, lavora un po' per la Rai, poi va a dirigere l'Orchestra Filarmonica di Londra, si ributta sul classico. Dopodiché se ne torna in Venezuela in vecchiaia, e io da allora non l'ho più rivisto, se non sentito telefonicamente, e fonda, praticamente gira tutti i riformatori del Venezuela. Alla ricerca, conoscendo tutti questi ragazzi che erano finiti nelle difficoltà, praticamente li assiste, li recupera tramite la musica e fonda l'orchestra più importante del mondo, che è l'Orchestra dei Giovani Venezuelani, il cui direttore, che si chiama Dumenal, era stato quello proposto per dirigere la Scala 2 anni fa, per intenderci, cioè sì, uno dei direttori d'orchestra più famosi del mondo, anche lui trovato in riformatorio, e il cui violinista, che si chiama Alexis Cardenas, è il violinista più ritenuto il violinista più bravo del mondo. E questa orchestra, che è composta di 300 ragazzi, tutti tolti dai riformatori, quindi immagina che opera monumentale che è questa, tutti salvati dai riformatori, in questo momento viene ritenuta una dell'orchestra di musica classica più importante del mondo. Io invito tutti quanti ad andare su YouTube, fare la ricerca Fuga Compagnerio Aldemaro Romero, e magari aggiungerci il nome Dumenal, e salta fuori il video del concerto che nel 2009 questa orchestra, credo a Stefania di averglielo fatto vedere una volta, che nel 2009 questa orchestra, che è il capolavoro della vita di Aldemaro, fece per rievocarlo, per onorarlo, e sentire che cosa sono questi ragazzi, che adesso sono cresciuti, ma insomma, mi fa piacere chiamarli sempre ragazzi, e sentire cosa sono, perché si sente veramente qualcosa di straordinario, veramente straordinario, non è definibile diversamente quello che si sente in questa musica. E così si conclude anche la ripercussione di Aldemaro Romero. Ripeto, è possibile sentire la sua musica perché questo, per esempio questo concerto c'è su YouTube. È possibile sentire altre cose sue su YouTube che fanno parte del filone in cui si era dedicato alla ricerca che lui fece su questa antica tradizione che è il tango venezuelano. Tango venezuelano, che anche lui ha qualcosa di particolare, nel senso che tango venezuelano si basa su nasce come con lo stesso tempo del tango argentino, ma con un intervallo di quinta in più, e quindi è qualcosa di straordinario. E poi invece Fuga Compagnerio si basa nel fatto che introduce in questa fuga bacchiana al 100%, che fa tutti i contrappunti e rispetta tutte le regole di Bach, però nella parte centrale introduce il paglierio, che è una specie di chitarrina tradizionale venezuelana. Bisogna tenere presente che la musica nella storia dei Rosa Croce ha un'importanza fondamentale, perché i Rosa Croce sono la Radix Davidis, la discendenza di Davide, e Davide si riconosceva come iniziato, come viene rievocato nel Talmud babilonese, perché a ogni mezzanotte gli compariva un angelo sulla testa e a mezzanotte, mentre dormiva, gli suonava l'arpa o la cetra sulla testa. Sì. Cioè la musica era il segno del tocco di Dio, no? E tutti, ma proprio tutti coloro che hanno fatto parte di congregazioni iniziatiche si sono fatti ritrarre o si sono stati raccontati come suonatori di uno strumento musicale, in particolare di uno strumento a corda. Giorgione era chitarrista, Leonardo era
cetrista più che chitarrista. Caravaggio ridipinge Giorgione come chitarrista, ma lo dipinge con l'accordo in sol perfettamente perché lui stesso era musicista, eccetera eccetera. Quindi c'è tutta questa tradizione profonda nei Rosa Croce legata alla musica. Quindi diciamo che anche a livello iconografico, insomma, interpretare, diciamo, ecco, un ritratto, diciamo, magari di un personaggio, proprio perché magari è presente uno strumento a corda, anche se non c'entra magari nulla con quello che faceva in realtà. Guarda, un po' di tempo fa, secondo la mia ricostruzione, anche Osho, in un periodo della sua vita un po' particolare, ha frequentato ambienti di rosicruciani. Uh-huh. In quel stesso periodo della sua vita si è fatto fare un ritratto mentre suonava una chitarra indiana. Se voi cercate su Google Immagini lo trovate. Uh-huh. Trovate il ritratto di Osho mentre suona la chitarra indiana. Uh-huh. Quindi... che è la firma. Cioè, sì, è la firma, no? Certo. Sì, sì. Allora, non so se adesso possiamo fare questa domanda, Carpeoro o Stefania? Sì, ce ne sono due, perché ce n'è un'altra che riguarda Mozart. Allora, intanto facciamo questa. Un ascoltatore via mail, sulla mail di New Life Radio, che chiede: desideravo chiedere al dottor Carpeoro sul significato esoterico dei quattro quadranti degli assi cartesiani. A parte che ha un significato anche in senso musicale, perché Bach la utilizza, anche la croce di Cartesio, per una serie di utilizzazioni pratiche dell'accordatura degli strumenti. Ma a parte questo, i quattro assi cartesiani hanno un significato molto preciso, che è stato volutamente e per molto tempo nascosto negli insegnamenti scolastici. Quando Cartesio utilizza la croce, tenete presente che nei vostri libri di matematica, quando trovate la spiegazione delle assi cartesiane, le trovate riprodotte mai con la croce intera, ma solo con uno spicchio. Provate a immaginare, con lo spicchio in alto a destra, vero? E con sì. L'intersezione, cioè il centro in basso a sinistra. Sì. E le altre assi, l'altro sviluppo della croce non viene messo nei libri di matematica. Sapete perché? Perché ha un significato esoterico e la scienza tradizionale non lo accetta. Mi spiego. Quando Cartesio disegna le assi cartesiane? Precisamente nella parte dei suoi studi che riguardano il moto. Cartesio vuole disegnare il moto, vuole scoprire le leggi del moto, no? E quindi stabilisce un primo principio: per stabilire le leggi del moto, le coordinate devono essere una, spazio e tempo, no? Sì. I corpi si muovono nello spazio e nel tempo. Bisogna identificare un momento e un luogo. Poi bisogna identificare il momento successivo, il luogo successivo, e la linea che congiunge questi due punti è il moto, giusto? Sì. Allora, lui cosa fa? Disegna un asse verticale che è il tempo e un asse orizzontale che è lo spazio. Il centro è lo zero, per cui gli spicchi della croce che trovate riprodotti sui libri di matematica sono i valori positivi, cioè il tempo che cresce, che scorre in positivo, ed è lo spazio che corre in positivo. Sì, una visione, quella è una visione da sinistra verso nostra. Destra. Sì. Esatto, quella è quella pratica è dal basso verso l'alto. Sì, è dal basso verso l'alto. Quella praticamente è lo spicchio del nostro mondo. La nostra manifestazione umana procede tramite le coordinate dello spazio e del tempo. Disegnando questo, Cartesio ci dice un'altra cosa, che ci sono altri tre spicchi. C'è lo spicchio a fianco a quello che viene disegnato, che praticamente è il tempo senza spazio. C'è lo spicchio
scritto direttamente sotto a quello che viene disegnato, quindi in basso a destra, che praticamente è lo spazio senza tempo. E poi c'è lo spicchio opposto completamente, quello proprio in diagonale, sì, che è una dimensione senza spazio e senza tempo. Siccome la scienza queste altre tre dimensioni non le riconosce, ha imposto di mettere nei libri di matematica solo la dimensione che riconosce. E questa è già una bella cosa. Questa è la spiegazione rosicruciana della croce di Cartesio, perché Cartesio praticamente questo studio lo pubblica anche in un libro che si chiama Thesaurus Mathematicus, che firma che è andato perduto, che firma come, ma di cui si parla, è documentato che esiste, ed è documentato il frontespizio, filmato come col nome suo iniziatico, che era Polibio Cosmopolitano, e dedicato ai Rosa Croce di Germania. Gianfranco, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ah, finito. Ok. Ah, no, pensavo fosse caduta la linea, non ti sentivo più. E quindi penso, insomma, questa sia abbastanza esauriente come risposta per... Insomma, una firma più aperta di questa qui non oserei immaginarla. Infatti, infatti. Allora, l'altra domanda, Stefania? L'altra domanda è di Ferruccio su Mozart. Allora, la leggo. Dice, circa 20 anni fa la Philips aveva pubblicato insieme all'Opera Omnia di Mozart un mazzo di carte con il gioco di Mozart. Ogni carta aveva un paio di battute musicali, al dritto e al rovescio. Si giocava secondo le regole del gioco e chi vinceva rimaneva con 3 carte che messe in sequenza davano una frase musicale di senso compiuto. Ci ho giocato una volta, ma non sono mai più riuscito a trovare quel mazzo di carte. Ne sa qualcosa Carpeoro? Ne ignoro l'esistenza, devo dire la verità. Ne ignoro. Bisognerebbe chiedere dove la hanno, come l'hanno reperito, sì, signori che hanno pubblicato questa cosa. Io ne ignoravo totalmente l'esistenza. Interessante, direi molto, molto interessante. No, io pure non ho mai sentito questo gioco, sinceramente non so. Non so assolutamente. Ma magari cioè io non è che mi picco di saper tutto, magari è un'ignoranza mia, cioè non sono in grado di, cioè Io non ignoravo l'esistenza, non, sì, ho detto sì, che, sì. Non ho detto che non abbia una sua credibilità, è che io non lo conosco e mi è difficile parlare di una cosa che non conosco. Certo, certo, immagino. Allora, se non ci sono altre domande, io manderei un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo il nostro discorso. Allora, vediamo un po' di approfondire anche un po' di argomenti, insomma, cioè si potrebbe anche parlare un po' di Pitagora e dei pitagorici, che è abbastanza interessante come cosa per capire anche un po' i vari collegamenti anche con la musica. Allora, ci andiamo ad ascoltare sempre un brano di Bach, e questa qui è una fa parte sempre di questo di queste registrazioni di James Keeble, e questa qui è una cantata Gesù Mein Freude, dovrebbe essere, io credo, insomma, io non sono ferrato in tedesco. Comunque, John Sebastian Bach. Thank you.
Johann Sebastian Bach, James Keeble, Gesù Mein Freude. Allora, vediamo se Stefania ha qualche domanda, se no io avevo comunque una domanda anche per Carpeoro. Volevo tanto fargli una domanda un po' su Pitagora, insomma, sull'importanza di Pitagora per quello che riguarda proprio la musica. Oltre a quello che già ci ha detto, insomma, cioè, lui parlava di questo numero 2 e 3 che dà 5 e del 5, quindi insomma ritorna anche il 10, il famoso 10, no? Importantissimo per la scuola pitagorica, no? Certo, era la cosiddetta tetractis, si chiamava tetractis pitagorica, era proprio un disegno geometrico. Peraltro bisogna tenere presente che in base alle regole di Pitagora sono state costruite tutte, praticamente tutte le cattedrali medievali e tutta l'architettura sacra. Sì. In base allo sviluppo matematico di Pitagora sono stati scritti i canti gregoriani e conseguentemente, siccome i canti gregoriani venivano utilizzati anche come traccia per fare costruire le cattedrali, lì si mescolano le cose, nel senso che si mescolano canti gregoriani e architettura sacra. Uno studioso tedesco straordinario, è un libro che vi consiglio di leggere, si chiama Le pietre che cantano, e lo studioso si chiama Marius Schneider, scoprì che le cattedrali spagnole, le chiavi in base alle quali le cattedrali spagnole vennero costruite seguendo il rigore dei canti gregoriani. Mm-hmm. Addirittura questo spiega anche come si sia radicata in Spagna il più tardo esempio di architettura sacra, che praticamente è ciò che ispira l'architetto spagnolo Gaudí nella sua costruzione mirabile, credo che sia a Barcellona, adesso ho un lapsus, ma è famosissimo. Non ti sento. La cattedrale di Barcellona, penso, no? No, si chiama proprio un nome, adesso mi viene, io ogni tanto soffro di questi lapsus. Ah, ok. Proprio un nome, adesso mi verrà. Che è una cattedrale interamente rosicruciana. Mm-hmm. Con una fioritura di pellicani straordinaria. Guarda, se vuoi, se mi dai un minuto lo trovo, perché ce l'avevo in una mia vecchia nota. Ok. E quindi sostanzialmente sotto questo profilo c'è un filone unico che lega ci lega a Pitagora. Cioè, ti ripresenta che Pitagora, per gli stessi motivi per cui arrivò a essere anche un politico, il governante di Samo, crollò, nel senso che la sua conoscenza della matematica, cosa che non diceva, non su quelle che diceva. Ti sentiamo malissimo. Lo so, io non so cosa fare. Era fondata più sulle cose che non diceva che su quelle che diceva. Ah, ok. Il famoso teorema di Pitagora, lui taceva che era applicabile pragmaticamente solo per un triangolo, perché tutti gli altri, per il triangolo aventi come lati i valori numerici di 3, 4, 5. Tieni bene a mente questi numeri, 3, 4, 5. Sì. Il famoso che si chiamava triangolo d'oro. Perché in tutti gli altri casi il risultato della famosa radice quadrata era un numero incommensurabile, quindi era un numero non applicabile in geometria. Mm-hmm. Non applicabile nei piani architettonici, nelle misure. E l'altra cosa che Pitagora sottaceva era il concetto dello zero. Mm-hmm. Nel senso che se voi aggiungete lo zero alle tavole pitagoriche, 2 per 2 fa 6. Non so se vi spiego. Sagrada Famiglia si chiama la cattedrale. Ah, la Sagrada Famiglia, sì, sì. Allora, se voi aggiungete lo zero come colonna
alle tavole pitagoriche, vi si sballano, cioè 2 per 2 fa 6. Nel senso che lui non voleva che fosse scritto lo zero. Mm-hmm. Lo zero viene introdotto nella macchina matematica moderna dagli arabi, sì. E nella cultura occidentale viene introdotto alla corte di Federico II, tramite gli arabi che insegnarono. Pronto? Sì. A quel signore che si chiamava Fibonacci, Leonardo Bonacci, che siccome viene scritto figlio puntato, fi puntato Bonacci, tutti quanti volgarmente chiamano Fibonacci, in realtà è il figlio di Bonacci, che era il figlio di questo diplomatico di corte. E praticamente lo zero viene introdotto solo da loro, dalla corte di Federico II in poi, prima non veniva considerato, nei numeri romani non esiste lo zero. Sì. Proprio perché faceva parte di quella parte, di quella sezione di conoscenze che Pitagora non riteneva di divulgare. E quando a un certo punto a Samo a Crotone e poi a Crotone viene messo in discussione, viene messo in discussione proprio su queste conoscenze che non rivela, la sua autorevolezza viene messa in discussione su queste basi. Il problema è che a noi, tranne i versi d'oro, è andata sparita tutta l'opera di Pitagora. Ci sono pervenute le opere di alcuni pitagorici, Filolao, però l'opera di Pitagora è andata, l'ha ricostruita pienamente uno studioso italiano che si chiama Vincenzo Capparelli, che ha scritto due opere enormi di due volumi l'uno, La scienza di Pitagora, credo che una si chiama La scuola di Pitagora, per le edizioni mediterranee, ma per il resto è andato tutto smarrito. Voi pensate che se andate a Crotone non c'è neanche un museo, non c'è un'associazione, una fondazione, non c'è nulla. È come se Pitagora fosse stato dimenticato, tranne che da quelli che lo dovevano ricordare, che erano quelli della Radix Davidis. Gioacchino da Fiore fonda la costruzione delle sue due abbazie su studi pitagorici. Le abbazie dei Cistercensi vengono costruite su studi pitagorici. Cioè, è il padre, oltre che della matematica, anche dell'architettura moderna. Certo. Io infatti questo ti volevo chiedere riguardo proprio all'architettura, no? Cioè, quando tu parlavi di queste cattedrali costruite, diciamo, sui canti gregoriani, quindi suppongo su proporzioni matematiche ben precise, applicabili anche alla musica, insomma, e così anche alla geometria, all'architettura. Di conseguenza, cioè, mi viene anche di pensare che c'è un'acustica ben particolare dentro queste costruzioni. Certo, ma non c'è solo un problema di acustica, c'è proprio il problema che l'armonia è quando tu in tutte le manifestazioni rispetti quelle regole. Tant'è vero che poi nell'Ottocento uno studioso francese geniale e un po' matto, che si chiamava Alexandre Saint-Yves d'Alvéder, siamo alla fine dell'Ottocento, scrive quest'opera fondamentale degli studi esoterici e della storia delle dottrine esoteriche, che si chiama L'Archeometro. Pensate che su quest'opera Guénon, per commentare quest'opera, scriverà a sua volta un libro che si chiama L'Archeometro, interamente dedicato a commentare Saint-Yves d'Alvéder. E voi pensate, tanto per dirvi il livello nostro, che l'archeometra non è stato mai tradotto in italiano fino al 2008, perché ne ho curato primo in assoluto io la traduzione e l'ho editato per le edizioni Acacia. Nel senso che l'unica edizione italiana dell'archeometro l'ho curata io, nel senso che nessuno se ne era fatto carico di tradurlo dal francese con i disegni giusti. E voi trovate, per esempio, l'interpretazione di Notre Dame, che è un'interpretazione, viene ridotta a pianta. La pianta di Notre Dame viene spiegata in musica con una ricostruzione di come sono le frequenze musicali di quel progetto architettonico. A sua volta, poi dopo, viene spiegata in colori, nel senso che esiste un codice unico, colori, la vista quindi, musica, l'udito,
fisica che viene ripercorsa praticamente dal senso del tatto. Vengono messe assieme le possibilità di manifestazione dell'essere in tutte le sue declinazioni, perché l'armonia è l'essere e l'armonia si esprime con lo stesso codice, con lo stesso canone in tutte le sfere della nostra, delle nostre possibilità recettive. Sì. Non so se mi sono spiegato. Sì, è come dire una frase multilingue. Certo, sì, sì. Parliamo di codici universali. Esatto, esatto, esatto. E quindi sostanzialmente e tutto questo deriva da Pitagora. Cioè l'inizio che noi conosciamo, perché magari Pitagora ha avuto qualcuno che gli ha insegnato prima di tutto questo, ma noi non lo sappiamo. Il nostro primo riferimento esplicito di tutto questo è Pitagora. Se tu pensi che nel più antico documento massonico esistente, che si chiama Poema Reggio, che è un documento del 1100, il personaggio finale a cui i massoni dedicano l'opera è un certo Peter Gower. Quel documento è in inglese antico. Sai chi era Peter Gower? Peter Gower era il nome con cui i massoni inglesi chiamavano Pitagora. Per non far capire alla gente fuori che si riferivano a Pitagora, usavano il nome Peter Gower. Mm-hmm. Interessantissima questa cosa. Quindi insomma, sì, in realtà io quando parlavo poi di acustica, cioè volevo proprio dire questo, cioè il fatto che comunque delle note poi risuonino in un certo modo, insomma, proprio perché c'è un'architettura pensata in modo armonico, insomma, sicuramente è un'acustica che ti porta, diciamo così, su sfere più alte, insomma, sicuramente, no? Ma guarda, tra gli studi di Marius Schneider, quindi in questo libro Le pietre che cantano, lui ha fatto l'esperimento di andare in una cattedrale costruita intorno al 1300 in Spagna e verificare a quali santi erano dedicate le navate e a procurarsi anche le piante delle navate. E si è accorto che le piante delle navate avevano la stessa struttura numerica costruita e la stessa struttura paralinguistica, diciamo, del canto gregoriano dedicato a quel santo a cui era dedicata la navata. Da lì sono partite tutte le sue scoperte, perché poi lui ha fatto Le pietre che cantano, no? E poi ha fatto un libro anche dedicato alle bestie, perché ha scoperto che anche a seconda degli animali che venivano raffigurati nelle cattedrali c'era un linguaggio musicale di questo tipo. Mm-hmm. Quindi tu immagina la complessità, gli ascoltatori possono immaginare la complessità di questo tipo di studi, però certo, questa era gente che aveva voglia, tempo e genialità per dedicarsi a questa complessità. Cioè, Raffaello Sanzio, che era un Rosacroce, a chi dedica l'ultima opera della sua vita? Alla musica. Fa l'estasi di Santa Cecilia, che è la spiegazione della musica pitagorica, dove c'è Santa Cecilia, in alto ci sono degli angeli che cantano, perché la musica del canto è la musica di Dio, perché la voce ce l'ha data Dio, per terra ci sono gli strumenti, perché quella è la musica degli uomini, perché gli strumenti li costruiamo noi, e poi ci sono intorno alla Santa Cecilia quattro santi. E i quattro santi sono Sant'Agostino, San Giovanni Evangelista, la Maddalena e San Paolo, che hanno un significato che in quel contesto hanno un significato alchemico. Mm-hmm. E siccome la musica è verità, Raffaello in quel quadro spiega anche che tutta la mistificazione di ritenere che San Giovanni fosse la Maddalena era un falso, era un depistaggio, un falso. In quel quadro ti comunica che guarda che San Giovanni era San Giovanni e la Maddalena era la Maddalena. Sì, 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 sì. Perché li mette insieme. Certo. Certo, certo.
il fatto proprio appunto che li tiene insieme è abbastanza chiaro. Ora, se tu ti prendi quel quadro, lo porti in bianco e nero e vai a guardare i punti nodali di quel quadro è la tetractis di Pitagora. C'è un vertice, c'è una base, ci sono i 10 punti e c'è lo sviluppo numerico. Certo. Quindi insomma, questo per il farti triangolo, capire... sì. Sì, dicevi? La tetractis pitagorica era costruita perché l'uno, sotto c'erano due punti. Due. Cioè il due. Sotto c'erano tre. I tre punti, 1, 2, 3, 3, 6, e sotto c'erano 4 punti, sì. E si arrivava a 10 punti, ma disposti in un triangolo. Sì, 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 triangolo, infatti. Poi c'era addirittura il simbolo esoterico di Pitagora, che pochi lo sanno, era la stella a 5 punte, col vertice rivolto verso l'anno, l'alto. Addirittura i seguaci di Pitagora, che poi si è trasmessa anche a Erosacrocia, avevano una prassi che quando andavano in un posto dove avevano bisogno disegnavano una stella a 5, avevano bisogno di aiuto, insomma, disegnavano una stella a 5 punte. Se l'altra persona vedeva la stella a 5 punte ed era un pitagorico, sapeva di dover aiutare questa persona, da cui si sparse un uso. Siccome gli osti, gli albergatori, i commercianti, eccetera, eccetera, lo sapevano, girava anche una specie di moneta di metallo a 5 punte. Sì. Nel senso che quando questa gente non poteva pagare, se lasciava quel simbolo, l'oste, l'albergatore, cioè, sapeva che prima o poi sarebbe passato qualcuno e avrebbe pagato. Quindi in alcuni posti in particolare, nelle zone particolari dove la frequenza di questi personaggi era particolare, era in uso anche questo. Allora, io non so se Stefania l'aveva letta quest'altra domanda da girare. Sì, l'avevo letta, in realtà avevo anche una domanda mia, però sì. Ora non so se c'è più tempo, comunque. Ma spero che ci diano qualcosa, vediamo se Dario riesce a darci un po' di tempo in più, vediamo un attimo. Intanto facciamolo. Sì, ok. Intanto sì, quella di Tommaso possiamo tenerla per ultima perché racchiude bene il discorso sui Rosa Croce. E invece a me era venuta in mente una cosa su Gustavo Roll, perché so che tu, Gianfranco, l'hai conosciuto di persona e prima, durante la puntata, mentre parlavamo, mi è venuta in mente quella sua famosa frase che disse: ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. L'avevo citata io, infatti, prima. Sì, è che a un certo punto mi andava via anche la linea, quindi forse me la sono persa, perché alcuni pezzi me li sono persi. Sì. In un'intervista a Giuditta Dembeck. Sì, esatto. Sì, è sì. Una delle, forse l'ultima intervista che si ha di lui, o comunque una delle ultime. E quindi non lo so se volevi commentare, approfondire questa frase sua. Lui disse: ho perduto la gioia di vivere e non scriverò più nulla. Beh, sì, perché lui in realtà ne aveva scoperto una declinazione particolare di questa legge, più che proprio la legge. Vi sentite? Sì, sì. Sì, sì. Aveva scoperto la chiave di questa legge è il calore, nel senso che la chiave di questa frase di perché lui il colore verde e il numero 5 sapeva già bene cosa significavano. Il problema è il calore, nel senso che praticamente esiste una frequenza distruttiva. Esiste la possibilità di costruire col suono, una delle teorie sulle costruzioni delle piramidi e sullo spostamento dei massi, una delle teorie più combattute dagli scienziati, a dire la verità, è proprio quella delle frequenze sonore. Cioè le frequenze sonore hanno possibilità che in realtà noi non conosciamo appieno. Certo. In senso positivo e in senso negativo. Sì, sì. No? Assolutamente.
È chiaro che la probabilità è che questa frase sia dovuta al fatto che la frequenza sonora costituita da una certa quinta e quindi dal colore verde, perché il colore verde e il numero 5 sono la stessa cosa esotericamente, abbinate al calore, probabilmente queste frequenze sonore diventano qualcosa che può distruggere le vite, gli equilibri e le varie cose delle persone. Quindi la chiave probabilmente è il discorso del calore, che andrebbe anche interpretato in che senso lo dice calore, perché per esempio in senso alchemico il calore è una cosa particolare. In senso alchemico? Sì, secondo gli alchimisti esisteva il calore, quello che noi percepiamo, ed esisteva il calore interno. Molti ai tempi l'avevano addirittura interpretato come la scoperta da parte degli alchimisti dell'energia nucleare. Ci sono tutta una serie di alchimisti che parlano del calore interno della materia, che parlano delle possibilità della materia di emanare forme diverse di calore. E quindi posso citarne anche qualcuno, posso citare una frase di Paracelso, posso citare una frase di Sendivogius, che è un alchimista, polacco-cecoslovacco, che è praticamente l'alchimista che ha scoperto l'ossigeno, no? Oppure posso citarti Arnaldo da Villanova. Cioè, ci sono state tutta una serie di alchimisti che hanno parlato di calore interno della materia, sì, che probabilmente è abbinato a una frequenza sonora, scatena conseguenze particolari. Anche perché Roll si dilettava molto di esperimenti sulle vibrazioni sonore. Ecco. C'era uno che si dava da fare, insomma. Sì. Si faceva addirittura costruire degli strumenti strani che progettava lui. Bene, allora non so se c'era un'altra domanda ancora, penso che ci sia comunque il tempo sufficiente anche per rispondere a questa. Allora sì, c'era questa domanda di Tommaso che chiede cosa pensa delle organizzazioni rosacrociane attualmente operanti in Italia e nel mondo. Esistono eredi legittimi di questa tradizione? No, non esistono eredi legittimi di questa tradizione. Esistono persone che fanno questo tipo di ricerca, va bene, cioè io non ho niente contro questo tipo di ricerca, ma eredi legittimi dei Rosacroce non esistono, anche perché i Rosacroce non avrebbero mai progettato di avere degli eredi. Da una parte erano appartenenti a una linea di sangue che si chiama Radix Davidis, dall'altro questi appartenenti a questa linea di sangue accettavano persone particolari che non avessero questa linea di sangue, in funzione del fatto che condividevano con loro le loro conoscenze. Siccome dal 1985 questa condivisione è cessata, con l'ultimo Ormus dei Rosacroce, con cui le varie associazioni rosacrociane poco avevano a che fare, nel senso che i vari Max Eindel e le altre varie associazioni nulla avevano a che fare con la confraternita presieduta da Salvatore Dalì, non esiste più nessuna linea di successione rispetto ai Rosacroci. E in compenso ci sono associazioni, organizzazioni, diciamo, di derivazione rosacrociana, però deviata, come la Golden Dawn. Alcune deviate, alcune no. Alcune sono associazioni che fanno ricerche legittime, trasparenti e a volte anche brillanti. Io trovo che l'Amorc e l'Ictorium siano delle associazioni di ricerca. Io non ci sono mai entrato, non le condivido, ma non solo non ci vedo niente di male, ma nella conservazione di alcuni documenti e di alcuni studi mi sono state anche utili. Ah, a proposito dell'amor, una cosa che mi è venuta in mente adesso, un flash: è vero che Edith Piaf faceva parte dell'Amorc? Sì, è vero. È vero? Sì. Aveva fatto un viaggio in America, li aveva conosciuti e si era appassionata. E lei
secondo te può essere, diciamo, annoverata tra i veri rosacrociani o no? Io non ne ho traccia, quindi non posso escluderlo, ma non posso neanche ipotizzarlo. E invece altri musicisti attuali? Infatti era la domanda. Si rifà. Una domanda che volevo infatti fare anch'io. Se ci sono appunto musicisti attuali. Io non ho letto cose particolarmente significative. Trovo che la canzone che ha scritto Roberto Vecchione sia molto bella e che probabilmente lui una ricerca in questo senso l'ha fatta. Purtroppo Lucio Dalla è morto, quindi non lo chiamerei un musicista attuale, ma Lucio Dalla faceva ricerca in questo senso. Ma quelli proprio moderni, vedo solo moda, non vedo approfondimento. Quella di Vecchioni intendi Lamento di un cavaliere dell'ordine di Rosa Croce? Sì. Che poi, secondo me, gli è costata anche tutto quello che c'è stato dopo, tutto quello che ha subito dopo Vecchioni. Non c'è dubbio. Vecchione teoricamente doveva fare la fine di Rino Gaetano. Ecco, infatti immaginavo che fosse così. Teoricamente doveva fare quella fine lì. Non l'ha fatta perché è capitato un momento in cui coloro che l'avevano progettata si sono ritrovati in una serie di problemi e poi dopo era passato il momento che era pericoloso e non l'hanno fatto più fuori. Ma Vecchioni teoricamente era stato deciso che facesse quella fine lì. Oh, diamo un attimo dei riferimenti però a chi ci ascolta riguardo a questa vicenda di Vecchioni, che magari la sappiamo solo in pochi. Stefania? Io mi riferivo in particolare alla vicenda che dissero che lui cioè lo incastrarono, diciamo, con una storia di dissero che aveva una storia con delle sue allieve al liceo, mi sembra di ricordare. Sì, provarono a incastrarlo con delle accuse sostanzialmente di pedofilia. Sì, pseudopedofilia, sì. Ma lui non fu neanche indagato, nel senso che lui provarono a incastrarlo, poi siccome non era stata ordita bene, in realtà avevano deciso proprio di farlo fuori. Sì, non ci sono riusciti perché poi sono capitate delle altre cose in Italia in quel periodo dove erano coinvolti e forse questa non ne valeva la pena. E prima l'hanno rinviata, poi non l'hanno fatta più. Ma Vecchioni era di rischio suicidio, incidente d'auto, quelle robe là. E poi invece l'hanno inglobato di nuovo nel sistema, perché recentemente ha vinto anche Sanremo 2-3 anni fa. Quello è stato un'opera dell'industria discografica dove quel tipo di potere non c'entra niente. Quella è stata un'operazione dell'industria discografica, era un momento che non sapevano a che santo votarsi, perché tieni presente che oggi con 2-3 mila acquisti di CD si vince il disco d'oro. 30 anni fa, quando mi occupavo io di discografia, ci voleva un milione di dischi. Quindi l'industria discografica, oggi come oggi, conta come il duo di Briscola. E quindi, siccome non contano più niente, sono degli sfigati, sono continuamente alla ricerca di recuperare vecchie persone, di fare operazioni, eccetera, eccetera, e con Vecchione hanno fatto quell'operazione lì. Ma non sono più un sistema loro, quindi, e Sanremo non è più un sistema. Sanremo è solo un business quei 5 giorni lì, perché la Rai vende un fottio di pubblicità, gli artisti guadagnano un sacco di soldi, eccetera, eccetera. Ma non è più una connotazione di sistema. Sanremo non lo vince più chi fa parte del sistema, lo vince chi casualmente è nella manica di Lucio Presta o di, come si chiama, quello di Bologna. L'altro agente famoso di Bologna, lo vince chi è nella manica dell'industriale di turno, ma non c'è più una connotazione di sistema dietro Sanremo come c'era ai tempi miei. Ai tempi miei veramente dovevi far parte del sistema, se no non lo vincevi. Certo. Allora, qui c'era un altro. Questo è, cioè, voglio dire, adesso è diverso.
Gianfranco, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo più. Io ci sono. Ah, stai, ecco. Dicendo, qui c'era un'altra cosa. Pronto? Sì, sì, ora sì. Ok. Io sono qua. Stavo... Allora, non so se mi sente ancora, Gianfranco. Io ci sono. Sì, no. Io sono qui. Ci siamo tutti e due. Sì, io sono qui. Se... No, è che si è sentita fino a metà, diciamo, il finale del discorso, del ragionamento che facevi su Sanremo, credo. Sì, ma tu hai detto una frase. C'è quest'altra cosa. E io stavo aspettando che tu mi dicessi che altra cosa c'è. Ah, ecco. No, e siccome io però ti sentivo a pezzi, c'è stata una sovrapposizione, scusami. Allora, ok, perfetto. No, leggevo un commento di Nicola che dice: il toro non è l'energia, non è l'energia vitale, è la mente. Non so se volevi commentare questa cosa, non so adesso a che cosa si riferiva. No, perché non capisco cosa ha detto. Cioè, se uno non capisce cosa uno dice, non può neanche commentare. Cioè, voglio dire, non capisco cos'è che ha detto. Il toro non è l'energia vitale, è la mente. E in che momento io ho parlato del toro? Ah, non lo so, insomma, quindi non riesco a capire, infatti stavo adesso cercando un attimo dei riferimenti a tutto questo, perché sinceramente... Siccome non ho mai parlato del toro... Sì, infatti io pure, non ho capito, non riesco a capire neanche io questa cosa, pensavo di essermi perso io un toro durante la trasmissione, è la primavera. Sì, sì, sarà la primavera, insomma, comunque no, ancora non siamo nel toro, fra qualche giorno entreremo forse anche nel toro, se ce la facciamo. Va bene, allora non so se ci sono altre domande che aveva Stefania o che gli hanno fatto, se no penso che possiamo anche chiudere qui la trasmissione, se non ci sono altre cose da aggiungere. No, io non ho nient'altro da aggiungere. Ok, allora arrivati a questo punto ti ringraziamo, Gianfranco. Grazie a voi. Ci sentiamo. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo presto, perché abbiamo preso anche questo impegno di questa trasmissione sulla vicenda di Paul McCartney, e faremo una puntata, insomma, con altri due ospiti, e parleremo anche di questo, insomma, quindi ci sarà sicuramente un'altra puntata dedicata alla musica di Forme d'Onda. Con questo non c'è problema. Benissimo, ok. Allora, Stefania, io ti saluto Gianfranco. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. Allora, vi lascio in compagnia di un brano proprio di Mozart. Questo è un Kyrie, un bel Kyrie di Wolfgang Amadeus Mozart. E questa è la messa in C1. KV 167. Con questo Rudy Siri vi saluta, e dormite bene, sognate bene, ci sentiamo giovedì prossimo sempre alle 21:30 qui su New Life Radio. Buonanotte a tutti.